Ciao a tutti, ben ritrovati sull'Occhio che Sente. Oggi sono qui per informarvi su una mostra alla quale ho collaborato attraverso la descrizione critica di alcune opere. Si tratta di L'arte di Luisa. La mostra sarà aperta fino al 1º maggio e si terrà presso il centro ricreativo parrocchiale della parrocchia di Santa Croce e Beata Vergine del Rosario. E il ricavato sarà devoluto in beneficenza al Noce di Casarsa, al Centro Oncologico di San Vito e all'Hospice. Perciò, se siete nelle vicinanze, non vi resta che dare un'occhiata. La mostra, organizzata dall'assessore comunale Samuele Mastracco, esaudisce proprio il desiderio dell'artista, appunto sua madre, scomparsa nel gennaio di quest'anno. Le opere in mostra sono davvero tantissime, da disegni a dipinti, e i soggetti sono davvero variegati, dai paesaggi che mostrano una natura idilliaca, una natura benigna, un nido che protegge dalla bruttura a volte dell'uomo che la rovina, o semplicemente dalla vita, ma al tempo stesso mostrano anche un senso di vittoria, una volontà di rivalsa, di resilienza, di una sensibilità che combatte contro il dolore, contro tutti gli ostacoli della vita e questa voglia quindi di non rimanere immersi nel buio, ma di riemergere verso una luce. Tutti questi sentimenti sono affrontati da nature morte, paesaggi, soggetti astratti, fiori, animali che si mescolano tra di loro e con lo sfondo. Il tutto con una splendida tecnica, dalla pennellata impressionista e materica, quindi che ci dà proprio l'impressione che noi avremmo nel trovarci proprio dal vivo, dal vero, di fronte a un paesaggio del genere o a un soggetto del genere, con questa spessa pennellata materica, doppia, che ci dà proprio l'impressione di un qualcosa di concreto. E nulla, spero di avervi fatto venire voglia di andarla a visitare e di essere riuscita a stuzzicare il vostro piccolo grande occhio che sente. Un bacio, ciao! In ultimo, ma non in ultimo, mi scuso per l'assenza, vi aggiornerò su questo e vi ringrazio tantissimo perché mi state continuando a seguire nonostante i miei lunghi giorni di assenza, giorni, mesi. Sappiate però che vi leggo e a chi mi ha detto di comprare uno scaffale per questi libri, dico, sul serio, pensi davvero che uno scaffale basti?